Cudini, che cosa ci dice di questa scelta professionale fatta dopo una carriera comunque che l'ha regalato, no? Penso diverse soddisfazioni. Sì, devo dire di sì, sono contento di quello che ho fatto, sono contento soprattutto di aver fatto questa scelta, è un progetto ambizioso, grazie al presidente e al direttore sono arrivato qua, diciamo. Mi auguro di poter ripagare la fiducia che mi è stata data e soprattutto di poter dare tutti insieme, come ha detto il direttore, grosse soddisfazioni a questa gente e a questa piazza. Ci può riparlare di pregi e difetti di allenatore? Pregi e difetti. A questo punto mi pregi. Omettiamo il resto. Allora, io penso che come allenatore, per il lavoro che svolge, dall'esperienza che ho avuto io o da quello che posso pensare io di lui, come lavoro che svolge in campo, secondo me è uno degli allenatori più bravi che sono in circolazione, non solamente a mio avviso nella categoria della Serie C. È uno che lavora molto tatticamente, che pretende tanto dai giocatori, soprattutto da quelli più bravi, pretende sempre il massimo. E questa cosa qui, in fondo al campionato, ti fa sempre dare quel qualcosa in più. Chiaramente anche dei difetti, però ecco, diciamo così, per quanto riguarda poi il suo potenziale, per quello che dà in campo, penso sia un allenatore che, se è fornito di elementi bravi, sa farli rendere al 100%. Ecco. Sono curioso quest'anno di vedere appunto come sfrutterà il potenziale di questa squadra, però sono molto fiducioso. Posso consigliare? Se vogliamo al Cudini per chiedere diciamo dopo tanti anni passati in categorie superiori di ritorno, non so se avete già giocato in Serie C, ecco, per te può essere un calcio diverso, forse più fisico rispetto a quello che si gioca in Serie A, Serie B, può essere un fatto per un difensore un fatto positivo o solo trovare delle difficoltà? Penso di calcio sia uguale un po' per tutto, quindi sicuramente è una categoria diversa dagli altri, ci sarà più agonismo, ci sarà più fisicità, però devo dire non mi spaventa questo. Come ho detto prima, c'è stato un grande entusiasmo per me, la Serie C di Perugia non equivale sicuramente a una Serie C normale, quindi sono contento. Come ho detto, la categoria non è quella che compete a questa società, quindi questo è stato forse anche uno degli aspetti per cui mi ha fatto provare per questa scelta. Direttore, solo un aggiornamento per il discorso del mercato a questo punto. L'obiettivo, la priorità a questo punto è l'esterno destro. Adesso vende. Vende? No, dobbiamo prendere un esterno destro perché chiaramente siamo scoperti, quindi un esterno destro lo prenderemo, non so se questa sera, domani, però siamo intenzionati a prendere l'esterno destro e contiamo di darlo prima possibile al mister per far sì che faccia tutto il ritiro per il campionato insieme alla squadra. Adesso se tarderà un giorno o due non credo che ci saranno problemi particolari, però un esterno destro lo cerchiamo. E poi chiaramente speriamo che vengano meno questi dinieghi dei giocatori di andare via da Perugia. Purtroppo ci diamo da fare, troviamo piazze, soluzioni, ma poi noi perugini siamo troppo bravi evidentemente, nessuno se ne vuole andare. Questo qualche complicazione ce la crea. Ce la crea perché in questo momento se arriva